Ciao a tutti e ben ritrovati anche questo mese. Sono Roberto Dalla Vecchia e questo mese parleremo di come suonare con dinamica, con espressività e come suonare anche producendo un bel suono con il proprio strumento, con il nostro strumento. E ho scelto per voi questo brano che ho scritto anni fa proprio con in mente questi due obiettivi, quello di far lavorare i miei studenti, i miei allievi, su questi due temi che sono così fondamentali per riuscire a trasmettere un'emozione, per riuscire a portare proprio il livello di musicalità su un gradino più in alto. E quindi il primo invito è quello di sperimentare, una volta imparato il brano, è quello di sperimentare usando dei ritardando, degli accelerando, scordatevi metronomo una volta tanto, questa volta invece si può, anzi siamo invitati ad accelerare, ritardare in vari punti durante il brano. E provate a sperimentare anche con l'intensità con la quale suonate e un fraseggio, un intero fraseggio, ma anche le singole note, perché non tutte le note che vedete indicate nello spartito, che come sempre trovate sulle pagine di chitarra di questo mese, non sempre tutte le note hanno la stessa importanza e quindi alcune note appartengono alla melodia e saranno suonate, devono essere suonate con più intensità. Altre note invece sono solo dei colori che riempiono e quindi si trovano su un livello sonoro molto più basso. E magari visionate nuovamente il video proprio per notare appunto questi dettagli così fondamentali. E poi vi invito anche a sperimentare un po' con il plettro e più precisamente provate a capire intanto se siete soddisfatti del plettro che usate. A me piace, ho una scatola piena di plettri, i miei allievi lo sanno, che faccio sempre vedere con tutti i plettri che ho usato nel tempo e che ho comperato per curiosità, per vari motivi. E quindi i plettri cambiano totalmente il suono dello strumento a seconda del materiale con il quale sono costruiti, a seconda dello spessore. Se siete curiosi, insomma, io adesso uso un blue chip da 1,20 mm, se non ricordo male, è un plettro con cui mi trovo particolarmente bene. E una volta scelto il plettro, c'è anche da dire che il suono e il tono dello strumento cambia notevolmente a seconda dell'angolo di attacco del plettro rispetto alla corda. E quindi anche qui c'è tutta una sperimentazione che vi invito a fare. E così pure cambia il suono dello strumento a seconda che la mano destra sia più o meno vicina al ponte, o più o meno sopra la buca. E quindi questi sono tutti ingredienti che vanno a contribuire al quadro finale e tutti elementi fondamentali. Quindi è bene spendere proprio del tempo, con brani facili come questo, in cui non avete complicazioni per quanto riguarda la mano sinistra e in cui quindi tutta la vostra attenzione può andare proprio sul tono prodotto, sull'espressività, sulla emotività e via dicendo. Mi pare di avervi detto tutto e noi ci rivediamo fra 2 mesi come sempre. Ciao a tutti!